Eccoci qua per fare un ottimo ciambellone. Allora, io penso così non l'avete mai fatto, nel senso che proprio come sistema di impasto. Allora, impasto tutto insieme. Io qua sto facendo uno stampo grande, vedete, già imburrato, quindi è una cosa un po' grandina, se volete potete dividerla. Allora, io qua dentro ci ho messo 600 grammi di farina, sempre quella, diciamo, del supermercato, la farina debole. Poi ho messo 30 grammi di lievito tipo Bertolini, quello in polvere. Poi 300 grammi di zucchero, 360 ml di latte, 300 grammi uova, che poi sarebbero sulle 6 uova quelle da 50 grammi, e 300 grammi di burro. Il burro lo mettete leggermente sciolto, diciamo in pomata si chiama. Allora, questo qua adesso la mettiamo con la frusta in planetaria e la facciamo girare per 3 minuti. Poi dopo ci metteremo delle gocce di cioccolata se vogliamo, se no no. Comunque, se volete vedere anche tante altre ricette sul mio sito www.pietrodefelice.it, basta digitare esempio ciambellone Pietro De Felice e ve lo dà. Per dire, dovete fare dei cornetti o croissant Pietro De Felice, e ci stanno sulle 200 ricette. Ok, però torniamo a noi al ciambellone. Adesso andiamo a montarlo con la frusta. Ecco che andiamo a lavorarlo per 3 minuti, abbiamo detto, a velocità medio-alta, con la frusta. Poi la ricetta, tanto l'ho detta già, però la riscrivo anche sulla descrizione. Ecco qui, sono passati 3 minuti. Adesso ci mettiamo delle gocce di cioccolato e lo mettiamo nello stampo. Anche un po' di vaniglia, dimenticavo. Adesso un po' di gocce. E giriamo con la marisa. Allora, l'abbiamo vuotato nello stampo. Adesso sopra, per decorazione, possiamo mettere un po' di zucchero a granella. E ci mettiamo qualche goccia di cioccolato. Lo inforniamo a forno preriscaldato a 160 per un'ora. Per un'ora, perché questo qua è grande, ovviamente ne fate un ciambellone più piccolo, il tempo si riduce. Ed ecco il ciambellone appena uscito dal forno. Questo sarebbe il classico ciambellone da bar, no? Quello dentro la campana. Ma come è freddo, lo sformiamo e lo mettiamo sul piatto. Adesso l'ho girato al contrario. Guardate che sofficità. Ed ecco qui il ciambellone finito. Semplicissimo, ma questo penso che è tra i migliori, come almeno di tutti quelli che ho fatto, di tutte le ricette che ho provato. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.